Dai primi secoli dell'età cristiana sorgeva un centro abitato, Casal San Pietro. Questo casale venne venduto dal conte Ubaldo di Petrola al monastero di Panz e nel 1300 i monaci lo vendettero alla curia vescovile di Tricarico, che non sempre fu benevola con i cittadini del casale. Qui, nella seconda metà del Settecento, alle angherie perpetrate dal vescovo Antonio del Plato e dal principe di Emiliano, risposero con un canto e una voce, rivelatasi un'arma molto più potente di fucili e cannoni. Schinzana alle origini della nostra storia, presentata dalla ASD Basileus. Benedetta, la terra di Andriace, tradita dai potenti, persino dai vescovi, prima Caraba, poi del Plato. Ci hanno privato di tutto ciò che era nostro, per soddisfare la loro sete di potere e di denaro. Ci soffocano con i loro tributi, ci hanno tolto la libertà. I loro uomini spadroneggiano,
e fanno tutto ciò che vogliono a noi, ai nostri figli e ai nostri mariti. Questa povera ragazza ha perso il suo amato, un povero ragazzo che ha avuto la colpa di prendere un po' di legna. Un pic de legna può morire. Tanta va la vita nostra. Quando un povero guaglione non è stato buono, manca a morire. Non si può cennanza così. Mo è arrivato un momento. Noi siamo nati qua. La nostra tana, i nostri nonni hanno nato qua. Noi siamo da Andriace. E volemmo solo un pic di terra per campare. Perché la terra è nostra. E non sa da toccare. Ah, terra nostra, e non sa da toccare.